Beh, ormai è diventato il nostro slogan. La buona strada è una buona cosa e la buona strada è la Via Romea Imperiale, ovvero il percorso storico che collega Trento ad Arezzo e consente poi di arrivare anche a Roma. Un tracciato, come dicevamo, storico che abbiamo già percorso nel suo tratto emiliano e che si è arricchito di questa nuova variante sulla quale ci siamo incamminati insieme a Dario Bondi. E oggi andremo proprio con Dario a concludere il tracciato di questa variante. Ci troviamo a Monte Baranzone, comune di Prignano sulla Secchia, in provincia di Modena, sulle seconde colline, perché per salire di fatica ne abbiamo già fatta un po'. Dove arriveremo oggi? Dunque, oggi arriviamo a Serramazzoni. Sì. Quindi oggi è una tappa quasi di montagna, ma già ieri qualche cosina avevamo fatto. La cosa interessante è che pian pianino questi piccoli paesi stanno rinascendo anche grazie appunto al turismo lento o dolce, sì, e si stanno anche realizzando, almeno i progetti ci sono, per realizzare delle ospitalità. Certamente. Noi poi da Serramazzoni proseguiremo addirittura fino a Pavullo, perché in questo nostro racconto vogliamo, insomma, come dire, tappa ricca, no? Certo, dopo Serra infatti la tappa di questa variante prosegue fino a Pavullo, quindi continuiamo un pochino a salire e là ci ricongiungeremo con il percorso base, che è quello che abbiamo realizzato l'anno scorso. Okay. Per cui credo che i nostri escursionisti avranno veramente da divertirsi e mettere anche alla prova la loro capacità di superare queste piccole colline, queste piccole montagne, questo cammino che, comprese le varianti, è ormai diventato 900 chilometri. Esatto. Allora Dario, noi dobbiamo decidere, così mentre ci incamminiamo spoileriamo, chi tra noi due fa il longobardo e il bizantino. Intanto incamminiamoci. Io vorrei fare il bizantino, non so perché. Vabbè, allora mi adatto a fare il longobardo. Ma i longobardi hanno vinto. Da Monte Baranzone, nel comune di Prignano sulla Secchia, dopo pochi chilometri si entra nel territorio di Serramazzoni, incontrando i sassi di Varana, antichissime rocce ofiolitiche di origine vulcanica sottomarina, presso cui un piccolo borgo sorge sui resti di un castello. Si prosegue in direzione Serramazzoni e prima di arrivare in paese si incontra la Torre della Bastiglia, un'imponente fortificazione quasi millenaria. A Serramazzoni, conclusione di tappa, ho guadagnato punto di ristoro già dalla metà del 1700, quando il paese nacque e si sviluppò con l'apertura della Via Giardini, la strada di collegamento tra Firenze e Vienna. Lasciando Serramazzoni, diventato negli anni sede del comune al posto di Monfestino, si prosegue verso Pavullo nel Frignano. Fra saliscendi intorno a quota 700-800 metri si ritrova il tracciato originale della Via Romea Imperiale e inizia un nuovo viaggio nel passato. Antiche torri d'avvistamento, addirittura alcune probabilmente di epoca romana, poi riadattate e trasformate in campanili di quelle che erano le antiche pievi, ovvero gli antichi centri del potere anche amministrativo di queste zone. Siamo ormai nel territorio di Pavullo nel Frignano e qui c'era questo sistema difensivo noto come Castrum Feronianum. Dario, siamo nel cuore di una lotta tra imperi del passato. È vero, siamo nel comune appunto di Pavullo, siamo in una zona bizantina. Sì. Bizantina perché qua da circa 200 anni prima di Cristo a 700 anni dopo Cristo, quindi circa 1000 anni, hanno dominato i Romani, che poi dopo abbiamo imparato a chiamare bizantini. Okay? Quindi qua ci sono state, l'abbiamo vista l'anno scorso, la prima battaglia 200 anni prima di Cristo sul fiume Scoltenna, certo, con la quale, vicino a Monte Creto, bravissimo, con la quale i Romani sconfissero i Celti, i Liguri, eccetera. E qua sotto invece, qui il fiume Scoltenna è diventato Panaro, i Bizantini hanno avuto la peggio rispetto ai Longobardi. Uh-huh. Eravamo circa 750 da quelle parti. Non 1750, no, 750, quindi ottavo secolo. Da lì in avanti i Longobardi dopo non hanno più avuto rivali per una cinquantina d'anni, sì, quando poi sono arrivati i Franchi. Quindi... E il fiume Panaro era un po' la linea di confine allora tra l'impero longobardo e
quello che rimaneva dell'impero romano, ovvero l'impero bizantino. Esatto, che era l'impero d'Oriente, sì. Quello che rimaneva dell'impero d'Oriente, che aveva la sua capitale da queste parti a Ravenna, da dove fra l'altro proveniva il vescovo Sant'Apollinare, che abbiamo visto nella pieve di Coscogno, qui vicino. A lui intitolata, certo. Esatto. E anche lì la particolarità è che questo campanile della pieve, forse la chiesa più antica del territorio, non dico emiliano, ma della provincia di Modena, probabilmente sì, ha un accesso al secondo piano, perché probabilmente quella era una torre difensiva trasformata poi in campanile. Sì, ma infatti qui tutti gli edifici hanno avuto diversi tipi di destinazioni, tra cui quelli civili, militari, religiosi, eccetera. Per cui cosa succede? Che la pieve di Sant'Apollinare è il frutto di tutta una serie di evoluzioni anche architettoniche, le ultime delle quali sono state pochi decenni fa addirittura, ma risale sicuramente a prima del 1000. La collina ha ormai lasciato il passo all'Appennino e il pellegrino, antico o moderno, durante il cammino rischia di imbattersi in veri e propri tesori che spuntano dal terreno, i funghi porcini. Eccellenze del sottobosco che vengono lavorate e commercializzate da Primo Bertagni. Sì, esatto, il pellegrino, oltre ad ammirare delle montagne bellissime, un territorio, un paesaggio accattivante, sì, hai detto bene, può tranquillamente trovare dei prodotti di eccellenza prelibati, sono i funghi porcini, non solo porcini, perché in realtà poi nel bosco ci sono altre specie un po' meno conosciute, ma altrettanto buone, prelibate, per cui è piacevole andare a raccogliere, ma anche poi si è premiati quando in cucina possono essere, diciamo, cucinati. Effettivamente il nostro territorio è ricco di questo prodotto che si trova dai 600-700 metri di altitudine fino ai 1000, anche 1400. Ovviamente la quantità, la qualità dipende dalla stagione, dalla stagionalità, dal clima, perché non dimentichiamoci che questo è un dono che il bosco ci fa. In nessun modo l'uomo può in qualche modo condizionare la crescita. Cresce in posti, diciamo, lontani dalle sedi produttive, quindi dall'inquinamento. Non possiamo coltivarlo, non possiamo irrigarlo, non possiamo condizionare la crescita fertilizzandolo. Io dico sempre, il fungo porcino cresce come e quando vuole. Poi in realtà si può aggiungere, in questo momento è abbastanza d'attualità, che ahimè l'uomo un po' lo condiziona invece in negativo, perché quei cambiamenti climatici fanno sì che le stagioni siano troppo calde, poco piovose, quindi la crescita del fungo in qualche modo è condizionata. Però rimane sempre un prodotto che è un'eccellenza del nostro territorio e che il pellegrino può, deve cercare, può trovare, e noi ci troviamo proprio in mezzo a questo territorio ricco di doni. Certo che avete una bella fortuna, perché se uno dei vostri principali fornitori è il bosco per il porcino, l'altro principale fornitore è il crinale per il mirtillo, e mica si scherza, perché voglio dire, di oro nero in provincia di Modena c'è l'aceto balsamico tradizionale DOP, ma il mirtillo nero è altrettanto un diamante che valorizza molto il territorio in cui ci troviamo. Sì, esatto, esattamente, è corretto quello che hai detto. Il prodotto dell'Appennino, dell'Alto Appennino, è proprio considerato, per le sue caratteristiche organolettiche e di benessere, un'eccellenza straordinaria a livello nazionale e mondiale. Lo stesso mirtillo, ad esempio, di altre zone non è riconosciuto con le stesse proprietà. Quindi abbiamo la fortuna e il privilegio di aver prodotti tanto buoni e tanto eccelsi che abbiamo la responsabilità di non doverli rovinare noi. Funghi, mirtilli, salita e fatica. Prima di chiudere il nostro cammino, un consiglio perché la nostra strada sia davvero buona. Facciamo un salto dal dottore, magari un medico sportivo, per un tagliando personale prima di intraprendere attività fisiche che devono essere ricche di passi e di soddisfazioni, non di brutte sorprese. Bene, ed è proprio nel territorio di Pavullo nel Frignano, in località Torricella, che si chiude il nostro cammino sulla variante della Via Romea Imperiale. Dario Bondi, c'è davvero tanto da scoprire, tanti passi, ma tanto davvero da scoprire, da vedere, immersi nella natura, nella storia, nella cultura, nella tradizione. Un bel percorso che si arricchisce di questa variante, allora. Bene, sono contento che ti sia piaciuto, in effetti a Pavullo
si ricongiungono le due varianti, quella certo. che viene da Modena e quella che viene da Carpi e Sassuolo. Anche qui abbiamo visto, appunto, come hai detto te, storia e anche natura, abbiamo visto persone, che poi il bello dei cammini è questo: incontrare gente, è vero. Portare la nostra microscopica cultura e imparare le cose che loro sanno, quindi tutti poi dopo cresciamo e diventiamo più sapienti, fra virgolette. Tra l'altro, voglio dire, prima di salutarci, è bene ricordare, noi l'abbiamo già citata, è uscita anche la nuova guida della Via Romea Imperiale. Prima c'era solo il tratto Modena-Arezzo, adesso è completo. Infatti, adesso è uscita questa nuova guida che è 100 pagine in più della precedente e descrive anche tutto il tratto da Modena a Trento e tutte le varianti, compresa quella che abbiamo fatto in questi giorni. Per chi cammina, ma anche per chi pedala, perché la Via Romea Imperiale è dedicata anche ai ciclisti, magari anche a chi va con le bike, no? Assolutamente, sì. Quindi l'abbiamo fatta certificare da dei professionisti del settore, proprio per essere sicuri che nessuno avrà problemi di nessun genere con qualsiasi tipo di bicicletta, sia pedalata muscolare che pedalata assistita. Certo, perché insomma la moda va seguita, la moda e la fatica, pellegrini moderni alleviata. Moda e fatica. Benissimo, allora buon cammino e buone pedalate sulla Via Romea Imperiale, che per noi è la buona strada e quindi è una buona cosa. Grazie ancora a Dario Bono. Grazie Stefano, a te buon cammino.